La piscina del Terdoppio chiuderà il 29 novembre. Andiamo a sentire direttamente da chi gestisce le attività della piscina quali sono i disagi, ma allo stesso tempo anche quali potranno essere i vantaggi successivi. Ciao a tutti, purtroppo siamo un po'... non siamo molto contenti di questa situazione che si è andata a creare per la nostra bellissima struttura, però questi lavori, questa chiusura sono necessari, perché comunque purtroppo le persone che vengono qua sono persone che vogliono venire qui a star bene, divertirsi e comunque passare una bella giornata con noi, e quindi questi lavori del comune purtroppo devono essere fatti per tutti quanti, per la sicurezza e anche per l'igiene di tutti quelli che vengono qua. Insomma. Allora, innanzitutto, come dice il mio collega, che è responsabile di tutti i lavori che facciamo in vasca, ma sono utentore dell'acqua, eccetera, e questi lavori erano da fare. E ci dispiace solo per due motivi. La prima, che dopo due anni che siamo rimasti chiusi, la pandemia, periodi difficili anche per la città, e questo era proprio l'inizio, la rinascita di nuovo delle attività sportive. Tenuto conto che questo è l'impianto anche più importante del comune di Novara. E secondo, perché questo è il luogo più bello dell'anno, tra un po' ci sarà Natale, e questa piscina diventava tutta allestita con l'albero, eccetera, quindi per i bambini sarebbe stata una gioia. Però ci rendiamo anche conto che dobbiamo garantire innanzitutto la sicurezza e soprattutto anche una spesa non eccessiva di tutto quello che già il comune spende per questo impianto. Quindi lavorare sull'efficientamento energetico e anche sulle perdite di acqua è basilare per il risparmio. E quindi speriamo che i lavori inizino e che, come giustamente hanno detto, si apra il 10 gennaio, che è un impegno veramente importante, perché vuol dire che finalmente un comune ha preso un impegno di aprire, ma anche di riaprire il più presto possibile. Grazie.